Bentornati su Radio Design, sono sempre io Nicola Palumbo, docente dell'Istituto Italiano Design di Web Marketing. Oggi sono in compagnia di Gianpietro Sacchi, docente di Polydesign del Politecnico di Milano. Benvenuto. Grazie, grazie Nicola. Allora, oggi qui siamo in un convegno a Deilluminazione e parliamo ovviamente di hospitality e parliamo con te vorrei parlare di luxury, il concetto che per te, quello, il concetto di lusso. Allora, il concetto di lusso è molto, come dire, dibattuto in questo momento e secondo me spesso viene, come dire, frainteso. Personalmente penso che il lusso sia la vasta espressione del poter usufruire, godere del proprio tempo nel modo in cui noi riteniamo più opportuno. Per cui non c'è un concetto di lusso trasversale. Okay? Legato, non so, a grande livello di alberghi o di ospitalità. C'è un livello di lusso più personale che viene declinato da ogni persona in maniera diversa e viene usufruito da ogni persona in maniera diversa. Per cui, secondo me, oggi è proprio questo che durante l'incontro che andremo a fare cercheremo di verificare insieme ai partecipanti di questo incontro. Come si declina il concetto di lusso delle persone poi nei luoghi che loro vivono o dove vanno a stare, come ad esempio hotel, quando girano per il mondo? Oggi è facile, nel senso facile per certi punti di vista, trovare un luogo che possa interpretare i nostri bisogni, in qualche modo soddisfarli. Sta proprio negli albergatori, in qualche modo, ed è quello che dirò oggi, e anche ai progettisti, cercare di capire quali sono le tendenze e le indicazioni che il mercato ci dà. Il mercato, oggi siamo bombardati da informazioni, è fondamentale selezionarle, per cui essere preparati, usare un metodo e capire quelle che effettivamente potrebbero essere, anche se è un termine che non amo, però a medio termine. Solo interpretando questo, potremmo progettare. Se architetto, progettista e albergatore potrebbe essere performante in qualche modo. Per cui grande attenzione ai. Si avvicina ovviamente al Salone del Mondo. Quali sono appunto le tendenze che una parola che non ti sono che parte si sono persone, architetti e tutti mi hanno detto che questo è un anno di svolta in generale per il design perché si è abbandonato, dicono, il minimalismo e si torna invece a uno stile un po' più corposo, un pochino più articolato. Tu cosa ne pensi? Allora, cosa ne penso? Ovviamente ti ringrazio per la domanda difficilissima, perché è difficilissima. Da quello che ho sentito, ovviamente, da, come dire, operatore del settore, nonostante sia coinvolto in diverse iniziative del Salone, quest'anno c'è la parola d'ordine, anche quasi stancato, no? Che però è quella dell'ecosostenibilità, del fatto che tutto il design deve aiutare e può sicuramente farlo, no? No? Il nostro mondo a diventare in qualche modo più adeguarsi a quelle che sono le esigenze del nuovo pubblico di riferimento, che poi sono i nostri figli, i nostri nipoti, cioè, come dire, io ormai ho un'età e quello che posso fare è cercare di lasciare un segno per coloro che verranno, no? Cioè, voglio dire, sto in qualche modo, Non è come dire, ancora finita. non è assolutamente ancora finita, però quello che noi abbiamo acquisito negli anni è importantissimo. Il mondo va in una certa direzione, bisogna assolutamente seguire, i segnali ormai sono forti e credo che il Salone, che è la manifestazione più importante al mondo, perché è inutile ce la Certo. raccontiamo, è una delle nostre eccellenze, possa assolutamente dire la sua e creare maggior sensibilità in coloro che progettano gli ambienti all'interno dei quali stanno le persone. Per cui, se dobbiamo avere un'attenzione particolare a quello che ci sta al di fuori, cioè il nostro mondo, l'ambiente, eccetera, tanto più all'interno, per cui dobbiamo essere in grado di vivere, di progettare ambienti che quantomeno non esposti a quello che sta succedendo all'esterno possano garantirci benessere.
Allora, so che tu sei anche docente dall'altra parte del mondo, in Cina, e sì, ti volevo chiedere, quando vai lì, come è cambiata la tua percezione, la loro percezione negli anni rispetto al Made in Italy e al design italiano in particolare? Allora, è cambiato... Allora, io lavoro lì sia professionalmente che come docente di polydesign, per cui ho avuto modo di leggere trasversalmente questo mondo, a me è sconosciuto fino a 5 anni fa. Devo dire che sono arrivato con un preconcetto, e una volta invece vissuta, come amo vivere, ogni luogo dove in qualche modo mi reco, per cui non da turista ma da viaggiatore, per cui stando nella città, conoscendo le persone, cercando di capire che cosa sta succedendo attorno a me, ho capito che è un popolo sicuramente con delle potenzialità incredibili, ma non solo dal punto di vista economico, hanno proprio una mentalità vincente. E per cui, senza ovviamente fare alcun discorso che abbia a che fare con politica o niente, io sto parlando del mio mestiere, credo che la cosa migliore sia cercare di capire quali sono le loro esigenze e in qualche modo supportarli e supportarci a vicenda. Loro sono passati da molto rapidamente negli ultimi 5 anni da cogliere quelli che erano i nostri stilemi, no, classici, a capire invece che cos'è il design. Per cui stanno crescendo a una velocità impressionante e ormai sono pronti. Io credo che adesso veramente siano pronti. Mi auguro che anche il Salone del Mobile, che tu hai citato, che si svolgerà per la terza volta, credo, consecutiva a Shanghai in novembre, come ormai con l'abitudine, si possa adeguare a questo nuovo concetto di mercato. Loro sono pronti e sono anche pronti a affiancarci, diciamo, i partecipanti. Io svolgo solo master level courses, per cui ho a che fare con professionisti affermati, sono avidi di conoscere, perché sono pronti ad affermarsi per quello che è stata la loro storia. Loro hanno una storia antichissima, poi è stata leggermente, come dire, compressa per qualche anno, ma adesso sono pronti a confrontarsi a pari livelli, non più a copiare, ma sostanzialmente anche loro a creare. Per cui, secondo me, dobbiamo avere rispetto dei nostri colleghi cinesi, che peraltro studiano in Italia da tantissimi anni. Noi Polydesign abbiamo forse il 30-40% di partecipanti solo cinesi, e questo, insomma, la dice lunga. Di poter continuare a mantenere un ruolo, come dire, di leadership, affinché ci vengono qui a studiare, ci chiedono di andare là a insegnare, vuol dire che ancora abbiamo qualcosa da dire. Un'ultima domanda per chiudere: loro assorbono, diciamo, il nostro stile o creano una commistione tra stili quando poi vanno a realizzare hotel o, diciamo, sempre nel settore hospitality, allora, strutture? Come, diciamo, come docente, come professionista, mi auguro in qualche modo che loro continuino a apprendere, ma a declinare secondo il loro stile e la loro cultura. Fino a qualche anno fa prendevano per buono quello che gli veniva in qualche modo propinato dall'Occidente, adesso sono in grado di capire quello che effettivamente risponde alle loro esigenze. Questo, secondo me, è un grosso passo avanti e porterà solo a benefici, insomma, per noi, per il nostro mondo. Bene, allora io intanto ti ringrazio e alla prossima intervista.